non consumare mai l'MD da sola, ma circondati di amici e persone in un ambiente in cui ti senti protetto e con persone di cui ti fidi. Ciao, sono Sara, operatrice di CAT Cooperativa Sociale. Oggi a OnlyFans parliamo di MDMA. L'MDMA è una di quelle sostanze che viene definita party drugs. È soprattutto utilizzata in contesti di divertimento. È una sostanza che abbassa sicuramente l'inibizione, che ha anche degli effetti indesiderati importanti. È una sostanza anoressizzante, che quindi non fa sentire né la fame, né la stanchezza, né la sete, però che aumenta tantissimo la temperatura corporea. Noi distribuiamo acqua gratuitamente, caramelle perché sono zuccheri e gomme da masticare, perché uno degli effetti indesiderati dell'MDMA è l'irrigidimento mascellare con quello che in gergo viene chiamato lo smascellamento. E quindi masticare riduce il rischio di ferite e sanguinamento sia alla bocca che alla lingua. Il giorno dopo il consumo di MD è sempre una giornata molto faticosa perché c'è la discesa della sostanza che in gergo si chiama down e che di solito porta un umore depresso, una forte apatia e ci vuole circa 6 mesi per andare a ricreare il quantitativo di serotonina che, passatemi il termine, abbiamo utilizzato nel corso della nottata di divertimento. Quindi sarebbe importante non assumere più di una volta ogni 6 mesi. Nel caso che tu decida di assumere MDMA, pur sapendo che l'MD, come tutte le sostanze psicotrope, è una sostanza tossica e quindi fa male, ricordati di portare con te molta acqua, di prenderti delle pause, anche se stai ballando ogni ora, ogni ora e mezzo, prenditi uno spazio per te, riposati un attimo. Non bere alcol perché l'alcol ha un forte effetto disidratante sull'organismo e ricordati che il giorno dopo uno degli effetti indesiderati è avere il down, quindi il giorno dopo cerca di riposare, prenditi cura di te, cerca di bere tantissima acqua e possibilmente di unirla anche a vitamina E magnesio. Non consumare mai l'MD da sola, ma circondati di amici e persone in un ambiente in cui ti senti protetto e con persone di cui ti fidi. Un ultimo consiglio, che forse è anche uno di quelli più importanti, riguarda la quantità. Ricordati di iniziare sempre da un quarto di dosaggio e aspettare del tempo, perché molto spesso la salita degli effetti dell'MD può arrivare anche a 3 quarti d'ora, un'ora, quindi non avere fretta. Grazie di averci seguito, ciao a tutti!